Squilla, ma non risponde nessuno. Non so, vuole che chiami la polizia? No, no, la polizia no. Perché? Perché no, scusi. Lei sarebbe contenta se la polizia frugasse nel suo telefonino? Sarebbe il giorno più eccitante della loro vita. Ma capisco che se lei non vuole avrà i suoi buoni motivi. Ecco, appunto. No, devo chiamare qualcuno che... È che oggi come oggi uno non sa i numeri di telefono a memoria di nessuno, capito? La mia ex moglie, certo, il mitico 338 della mia ex moglie. Bene. Sarà felicissima. Pronto? Pronto, Giulia, perdonami se ti disturbo mentre sei in vacanza. Senti, ho avuto un piccolo problema. È caduta la linea. No, perché abbiamo anche un bellissimo rapporto, peraltro. Sì? Tesoro, è cascata la linea, scusami. Allora... Giulia, è una questione di vita o di morte. Bellissimo rapporto, eh? No, è che è un po' inacidita per via degli alimenti. Dice che 12.000 euro al mese li vanno stretti. Vabbè, sarebbero stretti a chiunque. Allora, ragioniamo. È Natale, quindi in azienda non c'è nessuno. Tra quanto arriviamo a Sydney? 16 ore e mezzo. Mm. Si può scendere prima? Mi sembra un tram. Vabbè. Faccio un salto alla toilette. Bene.